Melanie Klein, Invidia e gratitudine, 1957, capitolo quinto, parte prima. Vorrei ora illustrare alcune delle mie conclusioni con del materiale clinico. Inizierò con l'esporre il caso di una paziente. Essa era stata allattata al seno, ma le circostanze, per altri aspetti sfavorevoli, avevano convinto la paziente che la sua prima infanzia e l'allattamento erano stati assolutamente insoddisfacenti. Alle lagnanze circa il suo passato si univa la disperazione nei confronti del presente e del futuro, l'invidia nei confronti del seno materno e le conseguenti difficoltà inerenti ai rapporti oggettuali erano già state ampiamente analizzate prima del materiale che sto per riportare. La paziente mi telefonò dicendo che non poteva venire alla seduta perché aveva un dolore alla spalla. Il giorno seguente mi chiamò per dirmi che non si sentiva ancora bene, ma che sperava di venire da me il giorno dopo. Quando il terzo giorno essa effettivamente venne, non fece che lagnarsi. Era stata curata dalla domestica, ma nessun altro si era interessato a lei. Essa mi raccontò che a un certo momento il dolore era bruscamente aumentato, provocandole una sensazione di gran freddo. Aveva sentito un violento bisogno di qualcuno che venisse subito a coprirle la spalla per riscaldarla e che dopo se ne andasse. Tutt'a un tratto si rese conto che così doveva sentirsi quando era piccola e desiderava che qualcuno si prendesse cura di lei, ma nessuno veniva. Questa situazione ripeteva in modo tipico un atteggiamento che la paziente aveva spesso con le persone e valeva a mettere in luce il suo primo rapporto con il seno, cioè il desiderio che qualcuno si prendesse cura di lei e nello stesso tempo il bisogno di respingere proprio l'oggetto che doveva gratificarla. Il sospetto che essa nutriva nei confronti del dono ricevuto, unito al bisogno imperioso di essere curata, che significava in ultima analisi un desiderio di essere nutrita, esprimeva il suo atteggiamento ambivalente nei riguardi del seno. Ho già accennato a quei bambini che rispondono a una frustrazione rinunciando alla gratificazione che potrebbero ricavare da un cibo che, sia pure in ritardo, potrebbero ottenere. Suppongo che, pur non rinunciando al loro desiderio di un seno gratificante, essi vengano a trovarsi nell'impossibilità di goderne e perciò lo rifiutano. Il caso che stiamo esaminando illustra alcune delle ragioni di questo atteggiamento. Il sospetto nei confronti del dono che la mia paziente desiderava ricevere, perché l'oggetto era già guastato dall'invidia e dall'odio, e nello stesso tempo un profondo risentimento di fronte a ogni frustrazione. Dobbiamo anche ricordare, e questo vale per altre persone adulte nelle quali l'invidia è forte, che molte esperienze deludenti, dovute senza dubbio anche in parte al suo atteggiamento, avevano contribuito a farle sentire che quelle attenzioni che lei desiderava non sarebbero state soddisfacenti. Nel corso della seduta la paziente mi raccontò un sogno. Si trovava seduta al tavolo di un ristorante, nessuno però veniva a servirla. Decise allora di mettersi in coda per prendersi da sé qualcosa da mangiare. Davanti a lei c'era una donna che prese 2 o 3 pasticcini e poi se ne andò. Anche la paziente prese 2 o 3 pasticcini. Dalle sue associazioni riporto quanto segue. La donna sembrava molto decisa e la sua figura le richiamava alla mente la mia. Ci fu un improvviso dubbio circa il nome dei pasticcini. In realtà Petit Fou, che da principio le pensò fosse Petit Fou, che le ricordava Petit Frau e quindi Frau Klein, piccola donna. Le mie interpretazioni misero in evidenza come le sue lamentele a proposito delle sedute analitiche perdute si riferivano all'alimentazione insoddisfacente e all'infelicità della prima infanzia. I 2 pasticcini, dei 2 o 3, rappresentavano il seno di cui ella si era sentita privata 2 volte in corrispondenza alle 2 sedute analitiche mancate. Erano 2 o 3, perché non era sicura se sarebbe stata in grado di venire il terzo giorno. Il fatto che la donna fosse decisa e che la paziente seguisse il suo esempio nel prendere i pasticcini stava a indicare sia la sua identificazione con l'analista che la proiezione della sua avidità su di essa. A proposito dell'invidia, un aspetto del sogno si presenta estremamente interessante. L'analista che se ne andava con 2 o 3 petits fois non rappresentava solo il seno che non le veniva offerto, ma anche il seno che si accingeva a nutrire se stesso. Presa in considerazione assieme ad altro materiale, l'analista decisa non solo rappresentava il seno,
ma una persona con le cui qualità buone e cattive la paziente si identificava. Alla frustrazione si era così aggiunta l'invidia del seno, che aveva provocato un amaro risentimento perché la madre era stata sentita come egoista e meschina, come una persona che nutriva e amava se stessa piuttosto che la sua bambina. Nella situazione analitica, essa aveva l'impressione che io mi fossi divertita durante la sua assenza, oppure che avessi dedicato quel tempo ad altri pazienti che io preferivo. La fila a cui la paziente aveva deciso di accordarsi si riferiva ad altri rivali più favoriti. L'analisi di questo sogno portò a un cambiamento sorprendente della situazione emotiva. La paziente provava ora un senso di felicità e di gratitudine così viva come mai nelle precedenti sedute analitiche. Aveva le lacrime agli occhi, cosa del tutto insolita in lei, e diceva di sentirsi come se adesso fosse stata nutrita con piena soddisfazione. Le sembrava anche che l'alimentazione ricevuta dal seno e la sua infanzia fossero state più felici di quanto aveva supposto. Si sentiva più fiduciosa nel futuro e nel risultato dell'analisi. La paziente aveva preso coscienza più piena di una parte di se stessa, che non le era peraltro sconosciuta in rapporto ad altre situazioni. Era conscia del fatto che provava invidia e gelosia nei confronti di varie persone, ma non era riuscita a rendersene sufficientemente conto nel rapporto con l'analista, proprio perché era troppo doloroso il realizzare che essa invidiava e distruggeva sia l'analista che il successo dell'analisi stessa. Durante la seduta, dopo le interpretazioni di cui ho parlato, la sua invidia era diminuita, era subentrata la capacità di godere e di provare gratitudine, ed essa fu in grado di viverla come un pasto felice. Questa situazione emotiva dovette essere elaborata ripetutamente, sia nel transfert negativo che in quello positivo, fino a raggiungere un risultato più stabile. L'esperienza di questo pasto felice si era potuta verificare perché la paziente gradatamente aveva avuto modo di mettere insieme le parti del sé che erano state scisse nel rapporto con l'analista e aveva quindi riconosciuto quanto fosse stata invidiosa e perciò sospettosa nei miei riguardi e prima ancora nei riguardi della madre. Tutto ciò era strettamente legato a sentimenti di gratitudine. Nel corso dell'analisi l'invidia fu ridotta e si fecero sempre più frequenti e duraturi i sentimenti di gratitudine.